Grande successo ha riscosso ieri, 8 maggio, il progetto Lettura nelle scuole, attivato dall'Accademia dei Caccuriani e giunto alla sua 6ª edizione. Quest'anno le scuole che hanno partecipato al progetto sono state due: l'Istituto Comprensivo Cicco Simonetta di Caccuri e l'Istituto Comprensivo Fratelli Bandiera di San Giovanni in Fiore. Il progetto ha visto la partecipazione di Alessandro Corallo, autore del libro Chiara Pasticcera, che i ragazzi della scuola primaria di Caccuri e San Giovanni in Fiore hanno avuto occasione di leggere e commentare. Alla organizzazione e alla riuscita di questo progetto hanno partecipato tutti i docenti e i genitori degli alunni delle rispettive scuole. La prima scuola ad accogliere l'autore del libro è stato l'Istituto Comprensivo di Caccuri. Il dirigente scolastico, professor Giuseppe Silletta, ha voluto ringraziare i docenti, i genitori, gli alunni e naturalmente l'autore del libro, Alessandro Corallo. La professoressa Maria Teresa Piccolo, referente del premio letterario di Caccuri, ha portato i saluti dei fondatori del premio e da poi passato la parola al dottor Alessandro Corallo, che si è intrattenuto con gli alunni. E vi ringrazio di avermi invitato nuovamente qui a Caccuri, in questa scuola. Ringrazio il preside, l'Accademia, il premio, la professoressa Maria Teresa e tutti i docenti che si sono prodigati per portare avanti il progetto della lettura, in particolare per i miei libri. Nel corso della manifestazione, alcuni alunni hanno dato vita ad un laboratorio per la realizzazione di un dolce la cui ricetta è contenuta nel libro Chiara Pasticcera. La seconda parte dell'incontro è avvenuta presso l'Istituto Fratelli Bandiera di San Giovanni in Fiore, dove l'autore, Corallo, è stato preso d'assalto dagli alunni per avere un autografo. A portare i saluti della dirigente Rosa Audia, assente per sopraggiunti impegni di lavoro, sono state le insegnanti Giusy Marasco, Antonella Scalise e Maria Audia. Molte sono state le iniziative preparate accuratamente, tra le quali anche quelle di alcune riflessioni sul libro Chiara Pasticcera. È stata realizzata dai ragazzi della scuola di San Giovanni in Fiore e ben preparata da tutti i docenti una scena che ha rappresentato un momento della trasmissione Striscia la Notizia, dove Alessandro Corallo ne è redattore. Thank you.
Striscia, benvenuti! È sempre bello cominciare la puntata in una certa maniera. Ciao mamma! Ecco, già cominciò a fare lo show. Per ultimo è stato allestito un laboratorio per la preparazione di un dolce presente sempre sul libro di Chiara Pasticcera. L'autore è rimasto soddisfatto per l'accoglienza avuta dai due istituti, ma soprattutto per l'entusiasmo che i ragazzi hanno dimostrato in questa bella occasione. Progetto riuscito grazie all'impegno di tutti. Appuntamento all'anno prossimo.